Lo street food ti renderà libero. Buongiorno, Andrea Carletti, 47 anni, cintura nera di street food, l'esperto numero uno in Italia per veicoli da street food. Questo non lo dico io, ma lo dice Piaggio, che ha certificato e mi ha riconosciuto la paternità del primo progetto per street food in Italia su base Ape Piaggio. Ho iniziato proprio dall'Ape Piaggio. 15 anni fa non potevo scegliere veicolo migliore nell'immaginario collettivo. Il mitico tre ruote di Piaggio progettato da Corradino d'Ascanio mi sembrava l'oggetto più interessante come risposta ai big truck americani. Nei paesi anglosassoni, Stati Uniti, Inghilterra e dall'influenza anglosassone, piano piano attraverso la Francia, Germania, fino in Italia e oggi anche in Spagna, si è sviluppato in questi ultimi anni un bellissimo movimento di street food con gli oggetti più divertenti, oggetti più ironici, oggetti più strutturati, truck di tutti i tipi, ricette di qualsiasi genere, verticali su un prodotto, differenziate attraverso l'inserimento fusion di ricette internazionali con prodotti locali. Un movimento in grandissima espansione. Oggi, 2 giugno, festa della Repubblica. Si sente aria di ripartenza, si sente fiducia, si sente che arriva l'estate, arriva una nuova ondata di eventi, arrivano tantissime novità. Per 15 anni ho lavorato e continuo a lavorare in questo settore, ho sviluppato più di 300 format tra l'Italia e il resto del mondo. Ho avuto la fortuna di lavorare in Inghilterra direttamente attraverso diversi progetti che ho realizzato e ho anche gestito. Ho imparato moltissime cose, ho imparato tantissime ricette e i trucchi e i segreti di queste ricette. Dunque, oggi ti parlerò in questa piccola diretta del menù dello street food. Come fare a comporre un menù di street food. Questo ti è molto utile, come ti ho già spiegato tantissime volte, proprio per costruire anche il progetto 2D, cioè la parte tecnica del food truck o di una bicicletta oppure di un container. La parte tecnica, le attrezzature, l'alimentazione delle attrezzature a gas o elettrico. A seconda del tipo di attività. 100% street food è il primo modello di business. Eventi un po' meno rischioso perché sai che all'interno di un perimetro, in un periodo ben limitato e circoscritto, 3 giorni, 6 giorni, un mese, puoi prevedere quanto prodotto venderai. Il catering è un'attività, è un modello di business ancora più sicuro. Chiudi per 100 persone, ti organizzi con il personale, con i quantitativi di prodotto, con i trasporti, la logistica, arrivi con il tuo food truck molto scenografico, effettui la tua sessione, naturalmente il rischio imprenditoriale è pari allo zero. Ma come fare a costruire un menù? Innanzitutto devi scavare dentro di te, non esiste la ricetta perfetta. La tua storia, il tuo background, la tua cultura, la tua vita. Questo è molto importante per fare tesoro delle tue esperienze, dei tuoi sapori, sapori antichi, quello che più ti piace, quello su cui ti senti più confident, come dicono gli esperti di marketing, perché è solo attraverso il trasferimento dell'entusiasmo nelle cose che si fanno che si può arrivare ad un buon risultato. Poi naturalmente all'interno di un menù si può differenziare. Considera sempre che la ricetta tipo dello street food è composta da 5 elementi. La base, dunque una base di carboidrati, può essere un panino, può essere una piadina, può essere un taco,
questo caso hai farine di mais, può essere una arepa, può essere tutto ciò che nel mondo della ristorazione veloce, del fast food, del cibo di strada, dello street food costituisce un punto di partenza, la base, che sia un disco di pasta o che sia un panino che puoi aprire e farcire, la base di carboidrati. Questo schema è valido poi per declinare tanti tipi di ricette, ma l'idea di portare in mano un panino, un prodotto, l'idea di poter camminare, di muoversi, la base di carboidrati ti aiuta esattamente anche per questo, ma ti aiuta anche per contenere e comporre la tua ricetta. Il secondo ingrediente, il secondo elemento dopo la base di carboidrati sono le proteine. Le proteine naturalmente possono essere di origine animale, possono essere di origine vegetale, questa è la parte sostanziosa della ricetta. Anche se parliamo di pasta, pasta fresca, la base a forma di raviolo, a forma di pasta ripiena, di qualsiasi genere forma, è pur sempre una base di carboidrati. Un hamburger, un taco, una arepa, base di carboidrati a cui si aggiungeranno poi le proteine. Le proteine, come ti dicevo, di origine animale, carne o pesce, di origine vegetale, oggi più che mai è importante un'alimentazione sana, healthy, dunque puoi declinare le tre proteine sempre con lo schema del meat, fish e veggie, dove ancora all'interno della categoria della carne devi poter differenziare a seconda dei gusti, a seconda delle religioni, a seconda delle usanze, del tipo di condimento, di come vengono trattate le carni, di come vengono lavorate. Naturalmente con il beef, il manzo, non sbagli, il beef è il prodotto carne, proteine animali più utilizzato. Attenzione all'utilizzo di una carne di grande qualità. Molta attenzione devi prestare anche alla sostenibilità. La grande distribuzione, dai fast food, dalle catene massive, utilizzano dei prodotti dove la carne ha solo una piccolissima percentuale all'interno del patty. Probabilmente sono prodotti idrogenati, trattati, dunque è impossibile competere con quella qualità che è bassissima, ma da cui deriva il prezzo bassissimo, perché naturalmente una volta che hai scelto la base, le proteine, a seguire gli ingredienti di cui ti parlerò, devi sempre controllare il food cost, non deve mai superare il 25% del prezzo finale al cliente che acquista la tua ricetta. Dunque ti ho parlato della base di carboidrati, ti ho parlato delle proteine, carne, pesce e veggie. Parlando ancora un attimo di carne, il pollo è un prodotto molto aperto, molto internazionale, tutte le culture, tutte le regioni amano il pollo, dunque non ti precludi alcun tipo di cliente, diverso se utilizzi maiale, diverso se utilizzi quinto quarto, diverso se utilizzi altri tagli e altre parti delle bestie. Esiste anche una proteina di origine vegetale che simula l'hamburger, che simula la carne, questa fake meat che oggi funziona molto bene. Beyond Meat, una delle aziende più importanti americane, dopo anni di ricerca è riuscita a tirare fuori un prodotto molto interessante, un patty a base di soia con la colorazione resa possibile da concentrato di rape rosse, la parte croccante una volta messo sul fry top è esattamente come quella di un hamburger, e dopo non hai carne vera all'interno di questo patty, ma le proprietà caloriche, le proteine che stai assumendo possono senz'altro soddisfare il fabbisogno. Dopo le proteine di origine animale, naturalmente anche il pesce, naturalmente anche tofu, seitan, prodotti totalmente vegetali, si passa alla guarnitura. Il terzo elemento è la guarnitura. Normalmente
Puoi utilizzare ortaggi, pomodori, insalata iceberg, zucchine crude tagliate molto finemente, ma ognuno ha in testa la propria ricetta. L'importante è seguire questa stratificazione, questa scaletta per avere questi 5 ingredienti, soprattutto per fare prove, testare, ma anche calcolare in maniera molto precisa, come ti ho già detto, il food cost che non deve mai superare il 25%. In seguito arriva il tocco finale, la salsa, il topping. Questo è il trucco, è la ricetta di ogni salsa è segreta. Non chiedere mai a uno chef come è composta la ricetta della sua salsa, non te lo dirà mai. Ma la salsa naturalmente ti fa cambiare la percezione di un prodotto, ti fa cambiare il sapore della carne. Aumenta la percezione del gusto del pesce, ti arricchisce un prodotto come fake meat o seitan, completamente vegetali. La salsa è quello che fa la differenza, anche se parliamo di pasta, anche se parliamo di poké, dove la composizione è leggermente diversa, ma hai una base di riso, hai le proteine, hai la guarnitura, hai la salsa. Dunque la salsa fa sempre la differenza. Se poi vuoi mescolare la guarnitura insieme alla salsa a mo' di coleslaw, questa ricetta americana a base di verza, carote, yogurt, aceto e una cucchiaiata di maionese, questo può essere molto interessante. Puoi velocizzare le operazioni e prepararti la tua linea in modo tale che, per esempio, se sei all'interno di un evento, devi poter, grande Alex Bucciarelli, grande tu, grazie per seguire questa diretta e ti invito ad iscriverti al webinar che avrà luogo il 14 di giugno alle ore 21. È sufficiente collegarsi su Street Food Mobile, lasciare l'email, il numero di telefono, i primi 100 verranno ricontattati, invierò un link per collegarsi il 14 di giugno ad un webinar completamente gratuito dove ti racconterò e ti svelerò tre cose che devi assolutamente sapere se vuoi fare street food. 14 di giugno alle ore 21, webinar completamente gratuito. Ti illustrerò tutto quello che ho imparato in questi 15 anni di attività in Italia e all'estero. Ti stavo finendo di raccontare la ricetta tipo, più che la ricetta tipo che non esiste, la struttura tipo della ricetta da street food. Ti ricordo ancora base di carboidrati, che può essere la base di pasta, può essere il pane, può essere il riso, può essere tutto ciò che ti aiuti a creare massa, a impostare un panino, a impostare un piatto, a impostare un contenitore che poi ti contenga il secondo ingrediente, che sono le proteine animali o vegetali. Il terzo ingrediente è la guarnitura, normalmente verdura, normalmente anche mescolata, quando vuoi velocizzare anche al topping, che è il quarto elemento. Dunque la guarnitura e il topping possono essere anche mescolate e messe insieme, questo per andare un po' più veloce. Il quinto elemento è il beverage. Insieme al food va sempre accompagnato il beverage. Il food pairing prevede questa nuova scienza o più che scienza, attività divertente, interessante, che prevede di affiancare a cibo da strada, ma anche a cibo di ristorazione tradizionale, una bevanda che ben si accompagna alla ricetta, al prodotto. Naturalmente può essere una bevanda alcolica e qui possiamo spaziare dal mondo della birra, il mondo del vino, naturalmente il mondo dei cocktail leggeri. Questo può essere anche molto divertente, sempre nella tradizione anglosassone. Lo street food, soprattutto in sede fissa, viene spessissimo accompagnato da cocktail. Hamburger e cocktail è una coppiata perfetta. Dunque, ciao Mimmo. Sono contento che segui la mia diretta. Ti prego di registrarti al webinar gratuito
del 14 di giugno alle ore 21. Webinar completamente gratuito, ti potrà essere molto utile per il tuo progetto di prodotti calabresi on the road, che so che prima o poi faremo insieme. Un'ape potrebbe essere col tartufo di Pizzo. So dove andare ad acquistare il tartufo a Pizzo. E dunque ti finisco con le bevande. Le bevande devono accompagnare molto bene l'hamburger con un cocktail, Londra, un format divertentissimo che ho avuto la fortuna di conoscere e con cui ho avuto la fortuna di lavorare, si chiama Bubble Dog, un format verticale su hot dog e champagne. L'idea di cibo di strada associata anche a un prodotto di altissima qualità come può essere lo champagne. Un locale molto piccolo, dietro a questo locale una cucina a vista stellata molto bella, dunque due format inclusi all'interno di uno stesso spazio, food truck per declinare sulla parte mobile le loro ricette, bubble dog, tre basi di hot dog, un hot dog con carne di maiale, uno con carne di vitello e uno vegetariano. E ancora 10 ricette diverse che moltiplicate tre basi diverse fanno già 30 ricette di hot dog. Base sempre la stessa, il pane sempre lo stesso, meat di due tipi, beef e maiale e veggie, non c'è, non esiste l'hot dog di pesce, anche se con alcuni chef molto bravi abbiamo provato un hot dog di tonno diverse volte, questo ha avuto un buon successo, è molto difficile prepararlo, è molto complicato, una salsiccia o un burger già più facile di pesce, ma ancora può essere una tartare, può essere un prodotto più facile da realizzare. Dunque con tre diverse basi e addirittura 10 ricette di topping e di guarniture hai già un menù da 30 ricette. In questo caso il format Bubble Dog presente a Londra propone champagne. Tu entri con l'idea di mangiarti un hot dog, due hot dog per sfamarti e poi naturalmente un calice di champagne tira l'altro, alla fine è capace che riesci a spendere 150 pound e aver cenato con hot dog e champagne. Molto divertente, molto poco economico, ma un menù pazzesco, la coda fuori da Bubble Dog di gente che aspetta di assaggiare questi buonissimi hot dog e naturalmente diversi dello champagne. Dunque ti ricordo ancora la struttura di una ricetta da street food per essere veloce, per essere accessibile, per essere facile e anche economica dal punto di vista della commerciabilità di un prodotto, devi sempre guardare al food cost, dunque devi sempre tenere sotto controllo il costo della base di carboidrati o riso o pasta, che sia un disco di pasta, che sia un panino, che sia un ciabatta indiano, che sia un kebab, dall'India fino al Messico questo concetto del disco di pasta fatto di acqua e farina, in certi casi di altri pochi ingredienti, è molto trasversale. In tutte le civiltà, in tutte le epoche è stata utilizzata questa base di pasta, sopra la quale in maniera molto facile e intuitiva si possono aggiungere ingredienti. Dunque base di pasta, proteine animali o vegetali, la guarnitura fatta di normalmente di ortaggi conditi, sminuzzati, tagliati, può essere insalata, può essere pomodoro, può essere avocado nel caso degli hamburger, può essere ananas nel caso dell'hamburger hawaiano, non l'ho mai provato, non mi pronuncio, un po' come la pizza all'ananas, se è uno scherzo la mangi, ma se devi mangiare una pizza, pizza all'ananas, francamente l'ho assaggiata un paio di volte, ma non la rimangerò mai più. E infine la salsa, il topping, il quarto elemento che completa anche insieme alla guarnitura, come ti ho detto, può essere già mescolata, puoi creare un mix tra guarnitura e salsa. E infine la bevanda. La bevanda che, come ti dicevo, può essere alcolica, può essere analcolica, può essere un super alcolico, può essere un cocktail, dipende come preferisci accompagnare la tua ricetta, il tuo piatto, la tua proposta, può essere una soda,
uno bellissimo format newyorkese che si chiama Tacombi. Tacombi, che ha già aperto 3 punti vendita in Manhattan, uno a Montauk negli Hamptons. Loro addirittura hanno prodotto la Lupita, una soda al limone o all'arancia che si sposa perfettamente con le ricette a base di taco. Taco di mais, carnita, carne sfilacciata, barbacoa. A questo riguardo, se ti piace il taco, ti invito a guardare una puntata, anche così poi non potrai più fare a meno di guardare tutte le altre, di una serie che si chiama Tutto sul taco. Ti spiega per filo e per segno tutte le tecniche delle taccherie messicane. Tacos che arriva addirittura dal Libano, un enclave di libanesi, si trasferisce nel Messico, trova prodotti locali, naturalmente nel bacino del Mediterraneo si chiama kebab, non si chiama taco, ma il concetto è esattamente lo stesso. Cambiano gli ingredienti e in Messico maiali, carne di maiale, che naturalmente gli islamici non toccano neanche per scherzo, ma l'origine del taco deriva esattamente dal bacino del Mediterraneo. Dunque ti invito a guardare questo special sui tacos, dove, a parte l'ora di oggi, che è quasi ora di pranzo, ti rifarai gli occhi, capirai qual è la tradizione di questa ricetta, capirai quali sono le fasi di costruzione di una delle ricette più famose da street food, più veloce da realizzare, perché hai tutta la tua linea già pronta, devi solamente scaldare questo disco di pasta e farcirlo e comporlo con tutta una serie di ingredienti, dalle proteine alla guarnitura fino al topping e poi una buona birra fresca o una soda come fatta Tacombi negli Stati Uniti, dove l'alcol è più costoso e bisogna stare molto attenti anche al consumo dell'alcol, ma una buona soda può essere accompagnata, gassata, ti sgrassa la bocca e può essere molto piacevole questo contrasto agrodolce tra una ricetta più speziata, più strutturata e una bevanda gassata analcolica. Ti invito ancora una volta a condividere questa diretta nel caso in cui tu stia ascoltando, ma soprattutto iscriverti al webinar gratuito del 14 di giugno alle ore 21. Lì proverò a raccontarti in 3 mosse cose che devi assolutamente sapere se vuoi fare street food. Dunque puoi collegarti su streetfoodmobile.com, lasciare la tua email e il tuo numero di cellulare, verrai ricontattato, ti verrà fornito un link per poter accedere a questo gruppo chiuso di soli 100 partecipanti per poter ascoltare il webinar in cui ti spiegherò queste 3 mosse, 3 cose che devi assolutamente sapere se vuoi fare street food. Ti ringrazio per essere stato in ascolto, ci vediamo domani con un nuovo argomento, grazie ancora per aver partecipato in the name of street food.